Ciao grandissimi, oggi come promesso vi presento un gioco che è strettamente legato alle cripto e infatti andremo a vedere come intanto andare a guadagnare giocando totalmente in maniera gratuita 20 dollari in ETH, ovvero l'equivalente in ETH di 20 dollari. In più vi farò vedere un po' la struttura del gioco, come funziona e perché è legato al mondo degli NFT e delle cripto. Tra le tante, in questo gioco, oltre l'equivalente di 20 dollari in ETH, sarà possibile anche comprare e vendere carte che saranno ovviamente di nostra proprietà e avremo la possibilità di guadagnare ulteriormente. Il gioco, come potete vedere, si chiama Gods Unchained ed è un trading card game. Immaginate un po' Magic the Gathering o il più blasonato Hearthstone. Ovviamente il livello, a livello di gioco parliamo proprio, non può essere quello di Magic o quello di Hearthstone, però comunque ci sono ottime notizie, perché andiamo subito a vedere, se andiamo su Learn e andiamo sulle FAQ, andiamo subito a vedere che per quello che ci viene detto, Gods Unchained è ovviamente un tactical game free to play e in mezzo c'è il Director of Magic the Gathering Arena. Quindi insomma non è che stiamo parlando di Zio Peppino, insomma, anche se Zio Peppino, ragazzi, è OP, non so chi sia. Comunque, detto questo, come si inizia a giocare? Basta scaricare il launcher in maniera totalmente gratuita, possiamo giocare. Perché questo video e gioco è collegato al primo video che vi ho fatto su Coinbase? Perché ci servirà proprio Coinbase, un account su Coinbase, per farsi mandare questi 20 dollari in Ethereum. Quindi se non l'hai ancora fatto, guardati il video, te lo metto qui da qualche parte, qui, e vatti a vedere il video che avevo fatto proprio per presentarti Coinbase e iscriverti gratuitamente lì per poter ricevere intanto il premio di questo gioco e in più poter ricevere token e coins, altcoins, gratuitamente, semplicemente imparando come funzionano. Detto questo, come si guadagna? A parte il bonus, che è una cosa extra, quello che dobbiamo sapere è che all'inizio il gioco ci darà tot carte. Le carte sono delle carte comuni, anche quando spacchettiamo, perché andando avanti con i livelli, vincendo le ranked eccetera eccetera, ci vengono regalati dei pacchetti, noi spacchettiamo eccetera eccetera. Le carte che ci vengono date con lo spacchettamento sono carte che non hanno valore di mercato. Ma che cosa succede? Quando vinci le ranked, guadagni i flux o flux, non ho idea di come si dica. A cosa servono? Ci servono per forgiare due carte uguali in una carta più rara. Quando forgeremo queste due carte, tre carte, in base a quanto la vogliamo rendere epica, quanto la vogliamo far salire di rank, queste carte vengono mintate, ovvero diventano dei veri e propri NFT di nostra proprietà che potremo vendere al marketplace. Detto questo, vi faccio vedere subito il client. Il client non mi piace tantissimo come è impostato, non è chiarissimo come cambiare mazzi eccetera, però insomma con pochi minuti ci si abitua. Il client ovviamente ci fa vedere l'arena, dove potremo sbloccare insomma i vari mazzi e le varie partite. Abbiamo ovviamente le ranked, abbiamo il solo per allenarci e il tutorial per capire un po' il meccanismo del gioco, che è molto semplice ad Hearthstone in realtà, come ovviamente quasi tutti gli altri giochi di collezionabili di carte. Poi abbiamo un market, ovviamente la nostra collection, il workshop dove ci mettiamo tutti e ci creiamo tutti i nostri deck,
Poi salto Forge perché poi c'è da spiegare. Poi c'è la zona dove apriamo i pacchetti. Al momento non ne ho disponibili, volendo si possono pure comprare, ma io ve lo sconsiglio. Poi abbiamo la zona Learn, dove ci spiegano le carte, ci sono le FAQ che abbiamo letto prima, la lore del gioco, il blog, guide, e poi Stay Play, Get and Paid. Questo lo andiamo a vedere dopo. Intanto la forgia è proprio il meccanismo che ci permette di creare delle carte che apparterranno unicamente a noi e che potranno essere rivendute. Come funziona? Basta avere due copie della stessa carta e, come potete vedere, con start la fusione incredibile, andremo a creare la carta mintata NFT di nostra proprietà. Qual è il problema? Dovremo aspettare per questo, perché, come potete leggere, fusing is temporarily disabled. Quindi la tassazione sul minting della carta, perché noi, immaginate che ogni volta che viene creato un NFT, cerco di spiegarvela in maniera più semplice possibile, non è facilissimo, però per capirci, quando creiamo un NFT, una nuova carta, quello che succede è che per creare il codice di questa carta dovremo fare richiesta, dovremo passare per vari step e varie persone che posseggono la moneta che ci permette di validare tutti questi passaggi. In tutto questo movimento ci sono delle tasse da pagare, ok? Che non pagheremo noi. Noi non le paghiamo qua nel gioco, però il gioco le deve pagare. Perché? Perché se io metto a disposizione, mettiamo caso, Ethereum, ok? Lo metto in staking, vuol dire che lo blocco e ci voglio guadagnare una percentuale. Se tu blocchi una moneta, molto spesso ti viene dato un corrispondente, oppure chi mina riceve un corrispettivo sulle tasse, più precisamente fanno quel lavoro per incassare le tasse, ovvero io ti do a disposizione un servizio e tu mi paghi una fee. Detto questo, al momento le fee sono troppo alte, quindi stanno spostando tutto quanto su Immutable X Minting, che è un loro sistema che ridurrà fortemente le fees per loro, e quindi per loro sarà possibile farci mintare queste carte, ovvero creare carte nuove, uniche, di nostro possesso. Per fare questo avremo bisogno dei flux, che si guadagnano giocando, quindi nessun problema, tutto gratuito. Detto questo, il gioco in sé per sé è piuttosto semplice, vi viene spiegato, magari dopo gli diamo un'occhiata al volo per farvi vedere a che livello di sviluppo sono. Non è il massimo, ve lo dico subito, però ci si abitua facilmente. Vi voglio far vedere però subito come guadagnare i $20 in ETH, che credo che sia la cosa che vi interessa più di tutte. Basta andare su Learn, Stay and Play, clicchiamo e qui abbiamo Stay in Play, Get Paid. Come funziona? Per ricevere il pagamento le cose da fare sono molto molto semplici. Come potete vedere, io già l'ho riscosso e ve lo feci vedere nel primo video su Coinbase. Per ricevere questi ETH corrispettivo $20 dovete ovviamente creare un account su Gods Unchained, che è il gioco. Dovete creare un account su Coinbase, quindi se già lo avete creato in base al video che avevo fatto o già lo avevate, state a posto. Poi dovete linkare il vostro portafoglio all'account, cosa semplicissima da fare. Poi magari vediamo un attimo se si può fare senza rendere il video troppo lungo, ma è molto semplice. Poi bisogna iscriversi all'email list sempre di Gods Unchained, giocare
un game ranked con un mazzo custom che è semplicissimo, perché basta che spacchettate, all'inizio vi regalano un sacco di pacchetti, quindi basta che spacchettate, vi infilate una carta random nel deck se non sapete come buildarli e risolvete la questione. Costruire ovviamente il deck per giocarci, quindi queste due sono collegate. Poi giocare una ranked almeno in 5 giorni differenti e vincere 7 ranked. È facilissimo, sembrano tanti step, ma in realtà non ci vuole niente. La cosa che vi impiegherà più tempo sarà quella di giocare un gioco, cioè scusate, una partita in 5 giorni differenti. Quindi immaginate, questa è la cosa più lunga e difficile, tra virgolette. Quindi è tutto semplicissimo da fare. Una volta che... ogni volta che fate qualcosa vi viene spuntata automaticamente la quest con complete, quindi una volta che le avete risolte tutte quante passeranno un paio di settimane prima che vi invino let. Sto vedendo però che forse al momento l'hanno disabilitata, ahimè, sto guardando adesso, forse il mese scorso. Comunque voi un tentativo fatelo, tanto è gratuito, gli date un'occhiata e fatemi sapere se effettivamente è ancora possibile per gli account nuovi avere questa opportunità. A prescindere, mo adesso mi dispiace perché io super contento di regalarvi questi $20 in ETH, adesso mi vengono un po' di dubbi perché sto leggendo qua questo annuncio che prima non c'era. E, comunque vedete, comunque sono $20 in ETH, se vi vengono dati tanto meglio, se non vi vengono dati la possibilità di guadagno c'è lo stesso, perché comunque giocando gratuitamente in arena avrete la possibilità poi di prendere pacchetti, in futuro forgiare le carte e rivenderle al mercato. Ovviamente chi inizia prima si ritroverà, quando il mercato aprirà, la possibilità di forgiare le carte aprirà, si troverà avvantaggiato rispetto a quelli che inizieranno più tardi. E sono convinto che una volta che sbloccheranno il mercato, il gioco salirà alle stelle. Di questo sono convinto. Come è stato sviluppato questo gioco? Ce ne sono altri, non sono tantissimi per ora, ma immaginate che Ubisoft sta entrando proprio nel mondo degli NFT e dei token in maniera proprio eclatante. Quindi immaginate un FIFA 2023 dove le carte che spacchettate saranno poi di vostra proprietà e quindi vendibili su un mercato. Credo che il futuro sia questo, anzi ne sono assolutamente convinto. Vi faccio vedere al volo in solo una partita, così poi la quittiamo tranquillamente, per farvi capire un pochino com'è strutturato il gioco. Adesso non vi sto a spiegare il gioco perché è molto semplice, soprattutto chi è abituato a giocare ai giochi di carte, insomma non gli devo spiegare niente. Però vi volevo far vedere un po' la board, che effettivamente a primo impatto rispetto a giochi più blasonati sta ancora indietro, però immaginate che siamo ancora in fase di sviluppo, quindi dobbiamo avere un po' di pazienza. Anzi, rispetto a quando mi ero iscritto io inizialmente, è migliorato già un bel po', quindi sono sicuro che ci saranno comunque vari aggiornamenti. Questa è la board, un po' troppo scura a mio parere, non mi fa impazzire. Quando caliamo giù le carte e abbiamo terminato il turno, non termina automaticamente, ma dobbiamo cliccare su sta freccetta che è abbastanza brutta. C'è, diciamo, questa possibilità dei mana extra, che chi inizia la partita avrà un cristallo di mana extra, chi inizia per secondo nella partita avrà 3 mana spendibili durante la partita, uno alla volta se non erro. E vabbè, il game insomma è inutile che ve lo faccio vedere, vi lascio qui
Mi dispiace un po' per la cosa degli Ethereum, perché dalle date che ci sono scritte forse non sarà possibile prendere il bonus, però comunque se vi piacciono i giochi di carte è interessante provare questo tipo di gioco. In futuro magari tutte le carte che abbiamo raccimolato avranno un valore economico, anzi quello è sicuro, però magari saliranno anche di valore, perché per adesso, fino a che non bloccavano tutto quanto, a parte alcune carte che avevano un valore abbastanza alto sui 20-30 euro, le altre si aggirano sui 20-30-50 centesimi. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, fatemi sapere se è ancora possibile prendere questo bonus, altrimenti, ahimè, ci dovremo accontentare, tra virgolette, di giocare gratuitamente, prendere carte e in futuro utilizzarle per rivenderle al mercato.